to me. Feeling high when I'm low, 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 low. Feeling high when I'm low. I'm even more when you're close to me, close to me. È morto questa mattina all'età di 86 anni, Silvio Berlusconi ha segnato un pezzo di storia italiana. Presentata oggi pomeriggio ad Adrano la festa dello sport che inizierà dopodomani, tante le novità rispetto all'anno scorso. Ieri nel programma di Rai 1 a sua immagine ha partecipato anche Suor Cecilia Lamela, la monaca benedettina adranita ha parlato di adorazione eucaristica. Ieri all'ospedale di Biancavilla al via la prima giornata dell'attività di prevenzione del tumore al seno promossa dall'APCA di Adrano in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale. Screening mammografico per le 75 persone già prenotate. Al plesso Mazzini di Adrano gioiosa chiusura di anno scolastico con la prima festa dei diplomati. La preside in corona miss e mister della scuola. I ballottaggi in Sicilia, Roberto Barbagallo eletto sindaco ad Acireale, ACI Sant'Antonio sceglie Quintino Rocca, confermati gli uscenti a Siracusa e Piazza Armerina. Iniziato oggi al Tribunale di Catania il processo a Martina Patti, la 24enne autoaccusatasi dell'omicidio della figlia, la piccola Elena del Pozzo, che un anno fa uccisa a coltellate per poi seppellire il corpo vicino casa a Mascalucia. A Maletto cittadini armati di senso civico e buona volontà hanno ripulito alcune zone del paese. Buonasera, ritorno un'altra settimana di informazione sulla nostra emittente. Marika Ficicchia, 20 anni, e Rocco Di Dio, di 25, di Niscemi, sono le due vittime dell'incidente stradale all'alba di domenica sulla statale 385 all'altezza di Mineo. I due erano nella Fiat Punto che per causa ancora da accertare ha sbandato e si è schiantata contro la barriera in ferro della statale. A bordo c'erano anche altri due ragazzi rimasti feriti in maniera non grave. È morto questa mattina all'età di 86 anni Silvio Berlusconi, uomo controverso ma di successo, ha segnato un pezzo di storia dell'Italia. Difficile, quasi impossibile descrivere in pochissimi minuti Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni. Il cavaliere si trovava ricoverato al San Raffaele di Milano, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate e questa mattina alle 9.30 la notizia della sua dipartita. Silvio Berlusconi ha segnato un enorme pezzo di storia dell'Italia imprenditoriale, televisiva, politica, ma anche nello sport. Berlusconi è stato un leader, un personaggio controverso, amato e odiato, ma è stato un grande visionario, un sognatore, un uomo di grande successo e carisma. Dall'edilizia all'editoria, ai media, con la fondazione di Canale 5, Tele 1 e Rete 4, fino ai successi straordinari con il Milan, Berlusconi è stato sempre e comunque un vincente in ogni ambito in cui era impegnato. Nel 1994, quando decide di scendere in politica con la nascita di Forza Italia, Berlusconi cambia il linguaggio politico e per tre volte sarà alla guida in qualità di primo ministro dell'Italia. Berlusconi ad oggi è il presidente del Consiglio con più giorni in carica nell'Italia repubblicana. I successi, i grandi successi, Berlusconi li ha avuti anche nel calcio col Milan. Acquistò la società rossonera sull'orlo del fallimento nel 1986 e in pochissimi anni la portò sul tetto d'Europa e del mondo. Con 29 trofei in 31 anni è uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio. Per Berlusconi il Milan era una questione di cuore. Tutte le cose di cui mi occupo sono profane, ma il Milan è sacro, dire il cavaliere, che dopo aver ceduto il Milan nel 2018 acquistò il Monza Calcio, portato in Serie A dalla Lega Pro in pochi anni con l'amico di sempre Adriano Galliani. Più volte il suo impegno politico lo portò in Sicilia in eventi in cui era presente anche la nostra emittente, come queste immagini del 2010 a Taormina. Ovviamente messaggi di cordoglio per la scomparsa di Berlusconi sono arrivati da ogni angolo del pianeta. Anche Papa Francesco ha scritto un telegramma di vicinanza alla famiglia. Mercoledì 14 giugno i funerali di Stato al Duomo di Milano.
Si terrà domani mattina in videoconferenza l'udienza di convalida del fermo di Piero Maurizio Nasca, il 52enne che 2 giorni fa ha travolto con la propria auto nella zona industriale di Catania la moglie Anna Longo, di 56, rimasta ferita, e un'amica della donna, Cettina De Bormida, di 69 anni, di originaria di Centuripe, morta nell'impatto. La procura lo accusa di omicidio e tentativo di omicidio aggravati e disporrà l'incarico per l'autopsia. Nella sala Don Pietro Sicurella di Palazzo Bianchi di Adrano, presentata oggi pomeriggio la festa dello sport che inizierà dopodomani. Tante le novità rispetto all'anno scorso, sentiamo quali sono in questo servizio. Nella sala Don Pietro Sicurella di Palazzo Bianchi ad Adrano, oggi pomeriggio conferenza stampa per presentare la festa dello sport che torna dunque protagonista per la seconda edizione dell'amministrazione, appunto guidata dal sindaco Fabio Mancuso. Si parte giorno 14 giugno con l'inaugurazione, poi tutta una serie di eventi con tutte le società sportive di Adrano, festa dello sport che si concluderà il 16 di luglio. Alla conferenza stampa presenti appunto tutte le associazioni sportive che hanno aderito a questa festa dello sport, presenti anche il sindaco di Adrano Fabio Mancuso, l'assessore Maria Scardina e l'assessore Salvo Italia. Una festa dello sport, quella di quest'anno, che presenterà alcune novità su tutta l'area medical e poi soprattutto il 24 giugno la festa del rifugiato, un modo per sensibilizzare sull'argomento ma anche per dare un input a quella che è poi l'obiettivo principale di questa festa dello sport, ovvero la socializzazione. Sentiamo però le interviste che abbiamo raccolto con l'assessore allo sport del comune di Adrano Maria Scardina e con il sindaco di Adrano Fabio Mancuso, che ci parlano di questa festa dello sport e con le novità che quest'anno ci sono in calendario. L'anno scorso la festa dello sport è stato un successone, ma quest'anno lo sarà ancora di più perché tante saranno le novità. Iniziamo dai tornei che verranno organizzati all'interno dell'arena, dove si stanno allestendo due campetti, uno da calcio, uno da basket e pallavolo, e tante altre novità ancora. I saggi li abbiamo avuti pure l'anno scorso, avremo la festa del rifugiato perché quest'anno abbiamo voluto proprio dare senso ancora di più a questa manifestazione, perché lo sport unisce con l'inclusione di questi ragazzi, di queste famiglie. Vogliamo far capire come lo sport non ha limite, come lo sport non fa distinzioni, e quindi lo sport è per tutti. Grazie a tutte queste associazioni sportive, grazie a tanti giovani che si impegnano durante tutto l'anno. È anche giusto far conoscere la fatica e naturalmente anche il piacere di tutto quello che si crea in una città positiva come Adrano. La festa dello sport è un momento particolare, importante, di socializzazione, un motivo in più per stare fuori la sera alla villa comunale, guardare, partecipare e vedere quante cose positive si possono fare. Ecco, tutte le associazioni sportive saranno protagoniste, ma come dicevo ci sarà anche quest'area medical che è sostanzialmente poi la grande novità. Sì, sport è salute, quindi la salute è anche sport, e grazie a questi professionisti che si sono messi a disposizione possiamo assolutamente iniziare un percorso che poi deve continuare durante l'anno, perché chi vuole vivere con grande serenità e vuole assolutamente tenere a quello che è un modo anche di rappresentarsi, è anche giusto che la salute venga prima e lo sport sia di accompagnamento a tutto quello che questi professionisti ci riusciranno appunto a dare in queste giornate meravigliose. Ecco, per ultimo diciamo che la festa dello sport apre poi la lunga stagione estiva di eventi che culmineranno con gli eventi collaterali alle feste patronali. Step by step stiamo lavorando, stiamo cercando di dare sempre alla nostra città il lustro che merita, la possibilità alla gente di poter partecipare a quelle che sono delle manifestazioni o tra virgolette degli eventi. Già si parte nella maniera buona, abbiamo allargato anche la partecipazione all'Arena dell'Etna dello sport a squadre, giochi della gioventù, la giornata del rifugiato insieme agli amici afghani, la festa di Benvenuto.
beneficenza, insomma tante belle cose che danno alla nostra città la possibilità di dire che siamo veramente un punto di riferimento, di solidarietà, di socializzazione che è difficile trovare da altre parti. Incidente stradale ieri pomeriggio sulla statale 284 in territorio di Bronte. 4 feriti nello scontro frontale avvenuto in contrada difesa tra una Golf Volkswagen e un Alfa 147. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 di Bronte e Maletto, una pattuglia dei carabinieri di Bronte e una squadra dei vigili del fuoco di Maletto. La strada è rimasta chiusa per qualche ora per consentire i soccorsi ai rilievi. I feriti sono stati portati all'ospedale di Bronte, per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. Ieri mattina nel programma di Rai 1 a sua immagine ha partecipato anche la monaca benedettina Adranita Suor Cecilia alla Mela. Ha parlato di adorazione eucaristica dalla chiesa di San Benedetto di Catania. Ieri mattina nel programma di Rai 1 a sua immagine ha partecipato anche Suor Cecilia alla Mela, Adranita monaca benedettina, che ha parlato di adorazione eucaristica. Cresciuta nella parrocchia di San Francesco di Adano, orgogliosa delle sue origini adranite, è ancora vivo il ricordo dei suoi incontri tenuti lo scorso anno ad Adano, su adorazione in ascolto dell'amore. Suor Cecilia incanta tutti con le sue parole e il suo dolce sorriso, segni evidenti del suo amore per Gesù, che trasferisce agli altri con gioia. Ma ecco il suo intervento di ieri nel programma Sua Immagine dalla chiesa di San Benedetto di Catania. Quotidiana, anzi è la preghiera, l'adorazione eucaristica di alcune suore. Ci spostiamo a Catania proprio per approfondire tutto questo, guardate. Appena entriamo nella chiesa di San Benedetto in Catania ci viene incontro questa immagine eucaristica molto forte della mamma Pellicano che quando non ha niente da dare ai propri piccoli col becco si squarcia il petto e li nutre col suo sangue, quindi rimanda all'Eucaristia a Cristo che dona il suo corpo e il suo sangue per noi. Viviamo la regola di San Benedetto nella quale è stata innestata l'adorazione perpetua. L'adorazione perpetua è stare davanti al Santissimo Sacramento proprio fattivamente, ma anche come spirito, anche quando lavoriamo, ci uniamo col pensiero, mettiamo l'intenzione in quello che facciamo. Ad esempio il giovedì abbiamo l'esposizione del Santissimo Sacramento qui nella chiesa. Riceviamo tante, tante intenzioni. Allora sentire che nell'Eucaristia possiamo portare anche il fardello, i sogni, le speranze, le delusioni di tutti quelli che ci chiedono di unirci in preghiera. Dovremmo essere come il cielo rosso che è acceso. La gente che entra vede il cielo e dice il Signore c'è. Ad esempio quando abbiamo saputo di quello che è successo dell'alluvione con tutti i disastri, anche di vite umane, di gente che si è ritrovata senza casa. E quindi è normale sentire già subito solidarietà umana, fraterna, che poi viene portata nella preghiera. Quindi non si può adorare l'Eucaristia ed essere indifferenti. Ci riempie, ci trasforma, è come quando si ci mette davanti al sole, ci si lascia abbronzare, ci si lascia accarezzare dai raggi del sole. Con un'ordinanza il sindaco di Adrano Fabio Mancuso ha disposto la chiusura del cimitero cittadino nelle giornate del 13, 14 e 15 giugno 2023. A determinare la chiusura del Camposanto l'intervento di diserbo chimico per eliminare le erbe infestanti che deturpano l'area cimiteriale. Esclusi dalla chiusura gli uffici comunali e relative aree adiacenti in quanto non interessate dall'intervento di diserbo. Ieri all'ospedale di Biancavilla al via la prima giornata dell'attività di prevenzione del tumore al seno promossa dall'APCA di Adrano in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale. Screening mammografico per le 75 persone già prenotate. Vediamo. All'ospedale di Biancavilla ieri al via la prima giornata dell'attività di prevenzione del tumore al seno promossa dall'APCA di Adrano in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale. Lo screening mammografico nei confronti delle persone che si erano già prenotate, circa 75, prosegue anche in questi giorni. Dal primario di radiologia, il dottore Vincenzo Riceri, sentiamo a chi è rivolto.
Lo screening mammografico è rivolto a una fascia di età che va dai 50 ai 69 anni. Noi invitiamo, come Aspi Catania, 75.000 persone, donne, che sono in questa fascia di età e che aderiscono allo screening. Invitiamo tutti perché è un esame importantissimo nella prevenzione del tumore mammario, perché riesce a individuare tumori così piccoli che poi lasciano la possibilità di guarigione che arriva al 90-95%. La prevenzione, insomma, è fondamentale? Prevenzione è fondamentale, sia quella mammaria che quella del colon retto e quella della cervice uterina, ma noi ci occupiamo principalmente di questa metodica e abbiamo 11 poliambulatori nell'ASPI di Catania diffusi in tutto il territorio, per cui riusciamo a fare tutto in tempi brevi. L'esame va fatto comunque ogni 2 anni, invitando le donne tramite lettera o tramite messaggio o mail. Ecco, la risposta dei cittadini, come, cioè, aderiscono tutti a questa lettera? Ecco, questa oppure... è una nota dolente, ma siamo in linea con la Sicilia, l'adesione intorno al 30-35%, quando ci sono regioni in Italia che raggiungono livelli ancora più alti. Quindi cosa bisogna fare, secondo bisogna lei, per convincere? Sensibilizzare i medici di base intanto, a invogliare la popolazione a presentarsi, perché prevenire questo tumore mammario, oltre che un diritto alla salute, è anche un problema economico, perché una cosa è curare un tumore in fase iniziali e una cosa invece poi quando ci sono delle complicanze che diventa veramente difficile poi trattarlo. Lo screening nasce su iniziativa dell'APCA di Adano. Allora, Beba Bua, spieghiamo come si è svolta questa iniziativa. Avete coinvolto l'ASP? Sì, abbiamo coinvolto l'ASP perché noi come associazione non siamo in possesso di un mammografo, abbiamo solo l'ecografo, quindi per fare l'esame mammografico necessariamente dovevamo appoggiarci a una struttura e nel caso nostro l'ospedale di Biancavilla. Ci siamo rivolti all'ASP territoriale di Catania, abbiamo fatto richiesta per giorno 11, però le prenotazioni di mammografie sono state superiori e quindi non saranno non si esauriranno nella giornata di oggi, ma proseguiranno nei giorni successivi. Per tutta la settimana saranno mammografie con la prenotazione dell'APCA. Con il passaparola abbiamo raccolto 75 persone e naturalmente il segnale forte è la domenica, perché lo screening fatto di domenica consente a molte signore che lavorano di approfittare della giornata festiva. Devo naturalmente ringraziare l'ASP che ci ha per la seconda volta consentito di fare questa iniziativa, nella persona del dottore Sciglieri, che è il responsabile per gli screening oncologici. Naturalmente ringraziare invece il dottore Mauro La Rosa, che è responsabile per gli screening mammografici del tumore della mammella, il dottore Riccieri, che ci ospita nella sua struttura, e Giovanni Zammataro, che è il coordinatore dei tecnici, che ci ha dato degli spunti per rendere la giornata più lieta. Intanto è vero che noi offriremo alle signore che si sottopongono un fiore, e diamo lo spillino, il nastrino rosa, simbolo dello screening oncologico della mammella, tutto organizzato con lui. La Cosetta ha comunicato che martedì 13 giugno 2023 dalle 9 alle 18 si effettueranno i lavori di manutenzione nella condotta in territorio di Adrano su scarico numero 20 della rete principale, pertanto verrà interrotta del tutto l'alimentazione idrica. Ciò comporterà disservizi in vari comuni, fra cui Adrano.
Venerdì scorso al Plesso Mazzini di Adrano, chiusura di anno scolastico con la prima festa dei diplomandi, docenti, collaboratori, scolastici, alunni e presi dal centro di balli per una gioiosa serata durante la quale c'è stata anche la premiazione delle miss e dei mister della scuola, incoronati dal dirigente scolastico Maria Tiziana Baratta. Vediamo insieme. Comprensivo Don Antonino Lamela di Adrano, fine anno scolastico all'insegna dell'allegria e dello stare insieme con la prima festa dei diplomandi. La scuola che diventa anche luogo di incontro per un sano divertimento con balli, un momento di spensieratezza dopo un anno di studio e attività formative. Docenti, collaboratori scolastici, alunni e la preside Maria Tiziana. Vitalità mai visti nella zona, per un grande abbraccio della Mela per dire la scuola siamo noi. Durante la serata anche la premiazione di Miss e Mister incoronati dal dirigente scolastico, Miss Mazzini e Anna Russano, Mister Mazzini Nicolo Locurlo, Miss Simpatia Lucia Crimi, Mister Simpatia Alfio Caltabiano, Miss Ballerina Sofia Russo e Mister Ballerino Gabriele Lorre. Preside, quest'anno una chiusura di anno scolastico con molta gioia, molto ritmo, abbiamo visto una festa che ha coinvolto tutti, il modo ideale per salutare l'anno scolastico. Sì, perché questo è uno dei momenti più importanti nella vita dei ragazzi, cioè la chiusura del primo ciclo di istruzione. A partire da quest'anno i ragazzi si separeranno tutti, ognuno seguirà la sua strada e quindi ci è sembrato il modo più bello per salutarci. Anche il momento, la data è stata studiata, è stata strategica perché ancora non sono usciti gli scrutini, ancora dovranno affrontare gli esami e quindi è stato proprio un momento spensierato per potersi salutare e superare le barriere che sono le aule e le classi. Bellissimo il fatto che hanno partecipato tutti i docenti, i collaboratori scolastici, il personale ATA, un momento in cui veramente ci siamo sentiti comunità, i genitori anche che I ragazzi non volevano i genitori, però li ho visti fuori dall'inferriate che osservavano i propri figli salutare veramente la scuola e chiudere un percorso della loro vita. In vista c'erano proprio tutti, ottimi ballerini, non solo fra i ragazzi e i docenti, ma soprattutto la preside ha dato mostra della sua vitalità. Sì, vabbè, questa è una mia caratteristica. Io mi faccio molto coinvolgere dall'entusiasmo dei ragazzi, dalla musica. È stato veramente un momento in cui ci siamo sentiti parte di un unico tutto. A me piace moltissimo, ripeto, perché io vivo proprio, si vede l'entusiasmo che hanno i ragazzi, la vitalità ed è forse il modo migliore per affrontare questo tipo di professione. C'è stata anche una fase importante, l'elezione delle miss, dei mister, ecco un modo anche gioioso per concludere la festa. Sì, questa elezione, mi spiace che giusto era assente mister Ballerino, che è un ragazzino diversamente abile, che è bravissimo. Il nostro Gabriele che esatto. Insomma tutti amiamo. Sì, che durante l'anno lo vedevo sempre in palestra, perché abbiamo partecipato a scuola attiva junior, avevamo la danza sportiva e questo ragazzino era sempre lì che condivideva la gioia di muoversi assieme agli altri e quindi meritava assolutamente questo titolo. E poi vabbè, gli altri ragazzini sono stati scelti sulla base dell'impegno nel triennio, la giuria era composta dai docenti che conoscono i ragazzi da 3 anni almeno. Ennesima segnalazione sul fenomeno randagismo ad Adrano. Una signora ha telefonato alla nostra redazione per raccontarci che questa mattina si è trovata di fronte un branco di cani in via CPT mentre accompagnava il proprio figlio al plesso scolastico Cappellone. Impaurita per la presenza dei randagi è stata costretta a percorrere un'altra strada. Ho fatto tardi a scuola per evitare i cani randagi, racconta la signora. Ho vissuto momenti di paura perché potevano aggredirmi. Chiedo all'amministrazione comunale di risolvere il problema del randagismo
giornalismo. Io ho paura a camminare a piedi per i tanti cani presenti sul territorio. Chiedo interventi urgenti, conclude la signora, per evitare che accada qualcosa di grave. Gli esiti del turno di ballottaggio nei 4 comuni siciliani. Roberto Barbagallo eletto sindaco ad Acireale, Aci Sant'Antonio sceglie Quintino Rocca, confermati gli uscenti a Siracusa e Piazza Armerina. 40,8% chiuse le urne dopo il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. È questo il primo dato ufficiale registrato nei 4 comuni siciliani interessati: Acireale, Aci Sant'Antonio, Piazza Armerina e Siracusa. Affluenza in calo, meno della metà degli aventi diritto ha votato in questo secondo turno, facendo registrare una flessione del 18,7% rispetto al turno precedente, quando si era registrata un'affluenza a livello regionale del 58,6%. A partire dalle ore 15 di questo pomeriggio si è poi data il via agli scrutini, di cui sono già noti i risultati definitivi. Ad Acireale è stato eletto sindaco con oltre il 51% delle preferenze Roberto Barbagallo, che, sostenuto da liste civiche di ispirazione Forza Italia, ha avuto la meglio su Nino Garozzo, 48,4% dei voti. Ad Aci Sant'Antonio il testa a testa tra Giuseppe Santamaria, candidato del centrodestra, e Quintino Rocca, candidato civico, si è concluso con l'elezione di quest'ultimo con il 51,6% dei voti. Nell'ennese i cittadini di Piazza Armerina hanno scelto di proseguire con Nino Cammarata, che, già eletto 5 anni fa, è stato riconfermato in questo turno di ballottaggio da quasi il 60% dei votanti. Anche a Siracusa, unico capoluogo siciliano al ballottaggio, si va verso la conferma di Francesco Italia, primo cittadino uscente, in testa su Ferdinando Messina, candidato del centrodestra. Un'altra segnalazione di una nostra telespettatrice chiede l'intervento del Comune di Adrano per rimuovere una notevole quantità di cenere vulcanica che, dopo le ultime piogge, si è accumulata nella zona accanto alla Torre Minà, tra le vie Rivoluzione Francese e Statuto dei Lavoratori di Adrano. La signora afferma che la cenere presente rende pericoloso nella zona il transito veicolare dei pedoni. Iniziato oggi al Tribunale di Catania il processo a Martina Patti, la 24enne autoaccusatasi dell'omicidio della figlia, la piccola Elena del Pozzo, che un anno fa uccisa a coltellate per poi seppellirne il corpo vicino casa a Mascalucia. Già fissate anche le prossime 2 udienze. A un anno dalla tragica scomparsa della piccola Elena del Pozzo, 5 anni al momento della morte, è iniziato oggi davanti alla prima corte d'assise del Tribunale di Catania, presieduta da Sebastiano Mignemi, il processo a Martina Patti, 24 anni, mamma della bambina, reo confessa dell'omicidio avvenuto a Mascalucia, in una zona al confine con Pedara. Nella prima udienza si sono costituite le parti ed avanzate le prime eccezioni procedurali. Si sono costituiti parte civile i nonni paterni e il padre, Alessandro Del Pozzo. Era presente in aula Martina Patti, assistita dagli avvocati Gabriele Celesti e Tommaso Tamburino. Il giudice Mignemi ha aggiornato il processo al prossimo 23 giugno e fissato la terza udienza al 13 luglio. Nella prossima udienza deporranno i primi 4 testimoni, tutti i carabinieri che condussero le indagini. L'allarme per la scomparsa della piccola venne lanciato il 13 giugno dello scorso anno. Fu Martina Patti a raccontare ai carabinieri che la bimba la venne sottratta da un commando armato per punire il papà di Elena, che in passato ebbe modesti guai con la giustizia, dal quale lei si era separata. Una storia poco credibile e ricca di incongruenze. La 24enne, dopo ore di interrogatorio, crollò, raccontando di aver ucciso la bambina a coltellate e di averla seppellita a Mascalucia, in un campo vicino all'abitazione dove viveva con la figlia. Gli inquirenti, nel giro di qualche ora, rinvennero il corpicino trafitto dalle coltellate nel punto indicato dalla Patti, che a distanza di un anno non ha spiegato ancora il motivo per cui ha deciso di sopprimere la piccola. L'ipotesi più attendibile, quella di una tremenda punizione nei confronti di Alessandro Del Pozzo, papà della bambina, da cui si era separata e che aveva una nuova compagna. L'uccisione della piccola Elena divenne un caso mediatico, alimentato dai social, che creò sconcerto e incredulità sino all'evocazione della sindrome di Medea. L'uccisione del figlio come atto di vendetta nei confronti dell'altro genitore. Dal processo adesso ci si attende piena luce per donare pace alla memoria della piccola e alla famiglia paterna.
A Maletto, cittadini armati di senso civico e buona volontà hanno ripulito alcune zone del paese, in particolare la Bambinopoli e una contrada che lega il centro alla strada statale 284. A Maletto i cittadini si mobilitano e lavorano per il bene pubblico. Gran bella iniziativa quella messa in campo da alcuni volontari, nonché alcuni lavoratori della forestale, sposata da molte persone che ieri si sono riversate, chi nella Bambinopoli, chi in Contrada Felicia, in prossimità della strada statale 284, per pulire, tagliare l'erba e rendere gli ambienti più adatti alla fruizione. L'amministrazione comunale, capeggiata dal neosindaco Giuseppe Capizzi, plaude l'iniziativa e partecipa attivamente al fianco dei compaesani. Un raro esempio di cittadinanza attiva legata al proprio territorio. Questa qua è stata un'iniziativa dei cittadini malettesi, dove hanno chiesto loro con forza che vogliono pulire le strade di Maletto, e questa è veramente un'iniziativa encomiabile, perché loro si stanno spendendo a fare questo con i loro mezzi, con il loro lavoro, con la loro forza. Ci sono gente grande, bambini che ci aiutano in tutto e per tutto, quindi questo veramente è una cosa encomiabile, quindi un grande grazie a loro per l'iniziativa che hanno avuto e per quello che stanno facendo. Noi abbiamo chiesto ai cittadini che volevamo un cambiamento in questa città, e abbiamo chiesto a loro di aiutarci in questo, e in massa stanno intervenendo, e questo ci onora noi come amministrazione, innanzitutto i cittadini di Maletto e la cittadinanza di Maletto, perché Maletto è questa. Noi abbiamo visto quello che c'è stato in Emilia Romagna, come hanno fatto le persone in Emilia Romagna. Noi prendendo spunto da quello stiamo dicendo questo: noi siamo questi, questo è il popolo siciliano, questi sono i cittadini siciliani. Per iniziativa popolare oggi state ripulendo la Bambinopoli, altre zone della cittadina, le state ripulendo dall'erba. Questa iniziativa nasce perché? Nasce perché i malettesi vogliono quest'opera che da tanti anni è chiusa, e noi come volontari abbiamo appoggiato l'iniziativa di tutti i paesani. Oggi ci sei un'altra squadra, altri volontari che stanno operando in una strada provinciale detta della Filice, una strada che poi si collega con la 284, la statale. Siamo stati coinvolti in questo intervento e siamo felici di contribuire nel nostro piccolo a cercare di migliorare un pochettino il decoro urbano di questo paese, magari nella speranza che i giovani soprattutto si rendano conto che è un bene pubblico e che deve essere soprattutto tutelato innanzitutto da loro, perché devono imparare a rispettarlo, a curarlo e a viverlo, perché è un diritto ma è anche un dovere. Speriamo che queste iniziative magari proseguano pure nel futuro e cerchiamo di dare un futuro a questo piccolo paese che lo merita soprattutto. Si ferma qui questa nostra edizione del telegiornale, che potete rivedere anche sul nostro sito internet tiguasicilia.it oppure sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Buona serata da Tigua, arrivederci.